Volevo rivolgere un saluto e un ringraziamento ai 25 lettori di People, soprattutto a chi sta nelle zone rosse e arancioni. Abbiamo pensato per loro ad un piccolo regalo, una piccola promozione per alleviare una situazione molto delicata, in verità per tutti, ma sicuramente per chi si trova in quelle regioni. È un pensiero che rivolgiamo a tutti e proprio in questo momento così complicato che cerchiamo di fare del nostro meglio, di dare il massimo, come dimostra l'uscita del nuovo libro di Marco D'Ambrosio, detto Macox, che ci consente di uscire dalle cartine della pandemia verso nuove mappe del paradiso, dell'immaginario, dell'immaginazione, del disegno, della fantascienza, che in verità l'unica fantascienza di questo libro è il genio assoluto del suo autore, assistito da Nicola Mirenzi. Tra qualche giorno uscirà il nuovo romanzo di Marco Tiberi che vi sorprenderà e il secondo numero della rivista Ossigeno, che ha aperto una pagina Facebook e quindi vive anche nei 3 mesi in cui non è cartacea, e che parlerà dell'Italia black, total black, di quest'Italia che ha ancora molti problemi con la questione razziale, non ne coglie invece le grandi possibilità, proprio quelle di far saltare le divisioni, i muri, i conflitti che spesso sono nella nostra testa e non nella realtà. Tutto questo per dirvi che People c'è, che continua a lavorare nella cautela, nel rigore, nel rispetto di ogni norma che ci viene indicata, però nella convinzione che proprio ora dobbiamo dare le cose che sappiamo fare meglio. Insomma, abbiamo aperto un podcast, abbiamo aperto una stagione in cui ci saranno anche gli audiolibri, i nostri ebook sono sempre a disposizione, siamo in tutte le librerie, insomma ci proviamo e crediamo che questo sia l'unico spirito per affrontare una fase così complessa, ovviamente con la massima solidarietà nei confronti di chi invece non riesce e non ce la fa e ha incontrato problemi più grossi dei nostri. Per cui un buon fine settimana, una buona settimana rossa, nella speranza davvero che le cose possano presto migliorare.